Ciao, sono Michela Colombero di Chetogenica in Fantasia. Oggi andiamo a preparare insieme un contorno a base di verza, spinaci e uovo, molto semplice, che si può abbinare molto bene a piatti di carne o di pesce, oppure si può mangiare semplicemente così. Gli ingredienti per questa ricetta sono per due porzioni e sono i seguenti: due uova intere e a parte un pochettino di rosso d'uovo che vedremo alla fine. 100 ml di acqua circa, che se necessita se ne può aggiungere sul momento ancora un po'. 100 g di spinaci cotti e strizzati, io generalmente utilizzo quelli congelati. 4 foglie di verze sbollentate, 4 cucchiai di fibra di bambù e sale quanto basta. Fare cuocere gli spinaci, strizzarli bene e lasciarli raffreddare. Sbollentare per 2-3 minuti le foglie di verza. A parte, frullare le due uova con l'acqua e il sale. Aggiungere quindi alle uova frullate i 4 cucchiai di fibra di bambù. Vedete nel video, come vi dicevo prima, che l'impasto deve rimanere abbastanza liquido. Se così non fosse, aggiungere un goccio d'acqua. A questo impasto aggiungere gli spinaci ed amalgamare bene. Prendere due teglie da forno piccoline. Le mie sono di diametro 12. In queste teglie, in ognuna, ho messo due delle 4 foglie di verza, adagiate in modo da riempire tutta la teglia. Dividere quindi l'impasto, quello che abbiamo messo da parte con gli spinaci e le uova, in due e riempire l'interno di queste teglie da forno, dove abbiamo messo le foglie, riempirlo e ricoprire con i bordi delle foglie di verza. In ultimo, spennellare con il rosso d'uovo la parte superiore di questo tortino. Nel frattempo accendiamo il forno, deve essere preriscaldato a circa 180 gradi, ed inforniamo per 10 minuti. Ed ecco che la nostra ricetta è pronta. Come vedete è molto semplice e molto facile da preparare. Spero che anche questa ricetta vi piaccia e che la facciate. Naturalmente tutti i vostri feedback sono molto apprezzati. Non dimenticate però di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella per non perdere nessuna delle nostre ricette che ogni settimana postiamo. Vi auguro buona giornata!